ciao a te che ci segui da casa e un saluto da Costanza e da Fabrizio, Giulia e Valerio. Siamo pronti nella nostra rubrica C'era una volta per... che dobbiamo fare? Inventare delle storie. Per inventare una bellissima storia. Siamo pronti? No! No. Non siamo pronti perché noi siamo abituati a fare il nostro riscaldamento della fantasia. Occhi chiusi! Testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti... Occhi super spalancati, diamo il via alla fantasia! Oggi vorrei inventare con voi una storia partendo da parole. Bene, iniziate già a pensare, pescate nella vostra testa una parolina che utilizzeremo per inventare una storia. Chissà cosa uscirà, io non ho proprio idea. State pensando? State rimescolando le vostre idee? Perfetto, siete pronti? Valerio, se ti dovessi dire, dimmi una parola. Coccinella. Mi piace, la coccinella è simpatica e carina. Giulia, se dovessi dirti, dimmi una parola. Borsa. Coccinella, borsa, iniziate già a pensare. Fabrizio, tu? Bicicletta. Abbiamo una coccinella, una borsa e una bicicletta. Siete pronti? Sì. Sì. Rimescoliamo queste parole e creiamo una storia. Coccinella, borsa, bicicletta. Allora, pronti? C'era una volta una coccinella piccina e tanto carina che amava andare in bicicletta. Ma secondo voi può succedere che una coccinella possa andare in bicicletta? Può succedere. Allora, nella fantasia forse... Sì. Sì. Ma nella realtà che una coccinella utilizzi una bicicletta mi sembra un po' strano. Beh... Nella nostra storia la coccinella adorava andare in bicicletta con un modo molto singolare. Se voi ricordate, la parolina di Giulia era borsa, quindi la nostra coccinella andava in bicicletta attaccata alla borsa della sua padroncina. Beh, questa borsa apparteneva ad una ragazza che ogni mattina andava a scuola ad insegnare ai suoi alunni con una bella borsa e utilizzava la bicicletta. La sua amica coccinella, che viveva sul davanzale della sua finestra, si attaccava sulla borsa non appena la nostra cara maestra era pronta, si attaccava sulla borsa e andava in bicicletta. Ma adesso vorremmo capire una cosa, perché a questa coccinella piaceva tanto andare in bicicletta? Come mai? Perché era appassionata di ciclismo. Era appassionata di ciclismo e ogni mattina quando andava in bicicletta adorava passare per dove? Per la strada è vicino a un bosco, diciamo. Ecco, abbiamo capito perché la nostra coccinella amava andare in bicicletta, perché lungo la strada si staccava dalla borsa della nostra maestra e si fermava nel bosco, perché ogni giorno andava nel bosco a trovare chi? Per portare le briciole di pane alle sue amiche coccinelle, perché non c'era tanto cibo, non si trovava tanto cibo nel bosco. La nostra coccinella, che era fortunata, che viveva in un appartamento con la sua amica maestra, aveva a disposizione tante briciole, però sapeva anche che le sue amiche del bosco, le amiche coccinelle, avevano poche briciole da mangiare, per cui ogni giorno la nostra coccinella si attaccava alla borsa, portava le briciole nel bosco e poi aspettava la sera che la maestra ritornasse con la sua bicicletta. Bene, ci piace proprio tanto. Un bel giorno che si ferma nel bosco, questa coccinella era piena appesantita di bricioline. Cosa succede? Appena si ferma nel bosco, cosa succede? Trova la zia farfallina. Sì? E cosa fa la zia farfallina? Cosa dice? Non ti preoccupare, adesso... Adesso ti aiuto io e le distribuisco anche io con te. Bene, è sempre bello avere l'aiuto di qualcuno che ci sostiene nelle imprese impossibili e difficili. La nostra coccinella era appesantita delle briciole da dover portare alle sue amiche e trova una bellissima zia farfalla del bosco che l'aiuta. Così quel giorno tutte le simpatiche coccinelle ebbero a disposizione tante gustose briciole grazie alla coccinella della città aiutata dalla zia farfalla del bosco. Quel giorno si fece gran festa nel bosco, tutti a mangiare briciole, perché poi non lo sapete, la nostra maestra che preparava delle torte
fantastiche, che producevano delle briciole altrettanto fantastiche, permetteva di far mangiare non solo la coccinella che aveva in casa, ma anche le coccinelle del bosco. Arrivata poi al pomeriggio, la nostra maestra tornava di nuovo davanti al bosco, ci passava con la sua bicicletta e che succedeva ogni giorno rigorosamente? Che la nostra coccinella cosa faceva? Si attaccava alla borsa. Si attaccava alla borsa e ritornava di nuovo a casa insieme con la maestra. Faceva di nuovo scorte di briciole e la mattina dopo cosa rifaceva? Le ridava alle sue amiche coccinelle. Bene. Allora, con la nostra storia della simpatica coccinella che aiutava le sue amiche nel bosco, abbiamo capito anche oggi qualcosa di importante. Che anche quando noi stiamo bene, comodi e tranquilli, tra le nostre belle cose di casa nostra, dobbiamo sempre pensare che c'è magari qualcuno che può aver bisogno di noi per poter essere altrettanto felice. E dunque, perché non dare una mano? Perché non aiutare? È bellissimo, io sono sicura che la nostra coccinella a fine giornata si sentiva contenta e soddisfatta. Ci salutiamo adesso, però non mi avete ricordato una cosa? Il titolo! Il titolo della nostra storia! Abbiamo una coccinella e una borsa e una bicicletta, era una coccinella speciale perché aiutava le sue amiche nel bosco. Bene, questa storia come la intitoliamo? La coccinella che aiutava con la zia farfallina. Ma aiutava con che cosa? Con le? Con le briciole. Sì, che aiutava con le briciole. E anche oggi abbiamo realizzato una favola, un racconto davvero carino. E ci salutiamo leggendo il nostro titolo. Ecco, siete pronti? Sì. Col nostro libro di C'era una volta abbiamo anche oggi realizzato una nuova favola. Prego, leggiamo il titolo e ci salutiamo. La coccinella che aiutava con le briciole. E con la coccinella che aiutava con le briciole ci salutiamo. Ciao da Costanza e ciao da Fabrizio, Giulia e Valerio. E alla prossima puntata. Ciao.